Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Adesso vi racconto com'è la situazione qua su Rettiliani 2012 Apocalisse. E siccome sto vedendo dei video che mi hanno messo in agitazione, no? Sull'Apocalisse, Armageddon, la fine del mondo nel 2012, sono notti e notti che non dormo. Allora, aspetta un po' che faccio un colpo di telefono agli amici miei Rettiliani. E loro mi hanno detto. Linea diretta e linea diretta, mi ha detto: ma che ti succede, Serafino Massoni? Hai bisogno di qualcosa? Io così sì, sono preoccupato. Ho detto: sono preoccupato per il 2012, quello che è successo nel 2012. Tutto qua, mi hanno detto: tutto qua, te lo famo vedere noi quello che è successo nel 2012. E io dico: ma come fate a fatemi, a fa, a fa, a, come fate a farmi vedere quello che è successo nel 2012? Che siamo al 2009. Mi ha detto: Serafino Massoni, le categorie di spazio e del tempo è roba vostra, di voi primitivi terrestri, ti preoccupa. Non ti preoccupa, ci pensiamo noi, ci pensiamo noi. Detto fatto, dopo 5 minuti l'astronave, la piccola astronave dei rettiliani era lì vicino a casa mia. Io sono salito e loro, via, 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 sono partiti superando la velocità della luce. Però a un certo punto dello spazio si sono fermati e come al solito hanno messo l'astronave in retromarcia perché se loro vanno con la marcia normale, se vanno col muso, muso avanti, vanno, no? Con la prua, vanno con la prua, superano la velocità della luce e il tempo torna indietro. Ma se loro si capovolgono e vanno in retromarcia, si va avanti nel tempo. E che hanno fatto? Hanno fatto in modo di planare sul pianeta degli angeli esattamente pochi minuti prima della battaglia. La battaglia finale di Armageddon, l'Apocalisse. Si sono fermati su una collinetta, siamo scesi e c'era una pianura tutta piena di angeli, le forze del bene, perché quello era il pianeta degli angeli, tutto pieno di angeli in assetto di guerra. Io ho detto: beh, che stanno a fare tutti quegli angeli? Aspetta, aspetta, mi hanno detto gli amici miei rettiliani, ma vedi che succede. Dopo un po' si sentiva un rumore assordante che sembrava che tutto l'universo tremante. Ecco, dice, mi hanno detto, stanno arrivando le forze del male. Ed erano i demoni, gli diavoli, l'esercito dei diavoli, che venivano dal pianeta dei diavoli per eliminare gli angeli, perché gli angeli sono la guardia speciale di Dio. E questi diavoli erano terribili, erano grossi, dei cosi, dei draghi con le ali spiegate, la coda lunga, e sputavano fuoco. Sono scesi, si sono fermati lì davanti agli angeli, in quella pianura, questi due eserciti terribili. Io ho detto: bah, e mo vincono le forze del bene, no, vincono gli angeli. E inizia la battaglia. Ma non vedo io che le forze del bene, gli angeli, incominciano a indietreggiare? Allora io ho detto ai rettiliani: e rettiliani, vabbè, io sono terrestre, ho ancora le categorie del tempo e dello spazio, vabbè, però ho pure le categorie del bene e del male. E io non accetto che le forze del bene vengano sconfitte dalle forze del male, ci vado pure io giù nella pianura di Armageddon. Dice: vabbè, vacci un po', vediamo che succede. Io scendo da solo, da solo, da solo, mi metto lì in mezzo tra gli angeli e i demoni. Che succede? All'improvviso tutti i demoni si fermano e mi guardano. Mi guardano e parlano fra di loro. Io mi giro e dico ai rettiliani: ma, beh, ma che si stanno a dire? E loro mi rispondono: se stanno chiedendo, loro, i demoni, questi draghi tremendi, ci stanno chiedendo se quello che hanno di fronte è proprio Serafino Massoni, quello che appare sul grande web. Allora, quando i demoni hanno capito che ero proprio io, Serafino Massoni, quello che appare sul grande web, perché sembra che i demoni abbiano paura del grande web. Capite? Non si sa perché hanno una paura terribile del grande web. E allora capovolti per scappare. Ma siccome sono pesanti, prima di decollare in volo, dovevano prendere la rincorsa. E mentre loro fuggivano prendendo la rincorsa, ma a fatica, facevano fatica. Io gli sono corso dietro e li prendevo a calci nel sedere. E loro, che non ci avevano manco il coraggio di girarsi,
per sputarmi addosso il loro fuoco perché c'avevano tanta paura che non mi volevano neanche guardare in faccia. A un certo punto, però, dopo che hanno preso tanti di quei calci nel sedere che manco sto qua a ricordarmeli, ce l'hanno fatta a planare, sono fuggiti nel pianeta dei diavoli, sono fuggiti. E allora, gli angeli si sono messi tutti a battere le mani e dire: evviva Serafino Massoni, evviva il grande web, evviva Serafino Massoni, evviva il grande web. E sono scesi pure i rettiliani, si sono stretti le mani con gli angeli. E allora io gli ho detto: e vabbè, ma è questa la battaglia di Armageddon? E loro allora mi hanno detto: sì. E ho detto: ma mo, se è successa, mo, è già successa. Allora, e ora nel 2012 non succede niente. E loro mi hanno detto: ma no, Serafino Massoni, tu l'hai vista in anteprima, in forma virtuale. È sempre la categoria del tempo e dello spazio che voi terrestri ancora non ve ne siete liberati. E il 2012 avviene di nuovo nel 2012. E vabbè, ma se avviene di nuovo, allora ci devo stare pure io, Serafino Massoni, ci devo stare perché in quella virtuale ci sono stato. E certo che ci stai pure tu. Ma perché no? Non sono morto io nel 2012, gli chiedo. E no, non puoi morire. E se ci sei stato in forma virtuale, ci devi stare per forza in forma reale, capito? Vabbè, vuol dire che affronterò questa nuova avventura, nel 2012 e interverrò pure io, interverrò, si ripeterà pari quello che è appena successo. Vabbè, cari amici, adesso sono più tranquillo perché ho visto quello che succederà nel 2012, va bene? Poi i rettiliani mi hanno portato con la loro astronave, mi hanno fatto un giretto nell'universo e mi hanno riportato a casa mia e mi hanno detto che presto mi faranno vedere Dio. Presto mi faranno fare un giro nell'universo e mi faranno vedere Dio. Perché Dio c'è, dice, non è morto, non è vero che è morto, c'è. Vabbè, cari amici, questa è la situazione. Ho visto in anteprima, anzi, ci ho partecipato alla battaglia di Armageddon, all'Apocalisse. E il grande web, io, Serafino Massoni, il grande web, ho dato il mio contributo per sconfiggere le forze del male, capito? Tanti saluti da Serafino Massoni.